Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, in comunione anche con i nostri fratelli anziani ammalati che ci seguono attraverso Padre Pio TV, chiediamo al Signore la conversione del cuore per essere degni di vivere il cammino di Avvento e per avere in noi il dono di riconciliazione e di comunione con il Signore e con i fratelli. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, abbi pietà di noi. Cristo, che continui a visitarci con la grazia del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Salga a te, o Padre, la preghiera del tuo popolo, perché nell'attesa fervida e operosa si prepari a celebrare con vera fede il grande mistero dell'incarnazione e del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Si canti con gioia e con giubilo, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioie e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver contemplato la Vergine Maria nella festa dell'Immacolata Concezione, riprendiamo un po' il nostro cammino di avvento, confortati appunto dalla luce che promana da Maria
Vergine Immacolata, e soprattutto sostenuti dalla sua intercessione. Il cammino di Avvento è il cammino durante il quale siamo chiamati giustamente a ritornare un po' alle origini, a quella grazia battesimale che abbiamo ricevuto da Dio e che rappresenta per noi il fondamento della nostra vita cristiana. E sappiamo bene che a volte questa grazia, questo dono, viene deturpato dal peccato. Ed ecco allora l'Avvento che rappresenta il cammino, la via santa, come ci ha ricordato il profeta Isaia nella prima lettura, attraverso la quale dobbiamo compiere quel cammino di conversione, di rigenerazione, che ci riporta a considerare quello che siamo. Ecco perché nella parola di questa giornata il profeta ci invita a rallegrarci, perché il cammino di conversione ha come fine, come meta, il perdono di Dio per quel che riguarda i nostri peccati. Non solo. Gesù certamente è venuto a guarire le infermità dell'uomo, dell'umanità, ma è venuto soprattutto a salvare, cioè a ridare all'uomo quella dignità che non solo nel corpo, ma soprattutto nello spirito, deve avere la pienezza di un dono e di una grazia che solo Dio ci può dare. È significativo che il profeta vede l'avvento del Messia come un momento di grande pace, di riconciliazione, come un momento in cui l'umanità stessa ritrova la pienezza di questo essere famiglia di Dio, grande fraternità. Perché giustamente il Messia, il Cristo, è colui che ci ha resi creature nuove e in Lui ci ha permesso di entrare in quella comunione con Dio che ci rende figli e fratelli tra di noi. Ed è questo il sogno, possiamo dire, che Dio si porta nel cuore perché ciò si realizzi, ma è anche l'impegno che siamo noi chiamati a compiere perché tutto ciò si realizzi, a partire proprio dalla capacità che noi abbiamo di convertirci e di accogliere il perdono di Dio. Il Vangelo infatti ci ha fatto capire come il peccato a volte, al di là di quelli che possono essere gli aspetti di una malattia fisica di cui ci parla il Vangelo di oggi, ci blocca, ci rende paralitici in ragione proprio di questa capacità di essere discepoli di Gesù, di camminare incontro a Lui e di accogliere anche la sua venuta. Abbiamo visto come in questo racconto del Vangelo viene portato il paralitico dinanzi a Gesù perché è Lui che salva. E non solo può rimettere i peccati, anzi, Lui è venuto per rimettere i peccati. Ma è proprio a partire da questo dono e da questa grazia che poi ciascuno di noi, come è stato per il paralitico allora, c'è anche il dono di una guarigione fisica. Questo disturba chi evidentemente vede Dio come qualcosa di lontano, come qualcosa e qualche realtà che non ci appartiene, mentre invece viene accolta da coloro che vedono Dio invece come una persona che ci è accanto. E non a caso andiamo verso la celebrazione del Natale di Gesù, che ci ricorda che Dio si è fatto prossimo a ciascuno di noi e che si fa prossimo nella capacità che noi abbiamo di aprirgli la nostra casa, la nostra vita, la nostra esistenza vissuta davvero nella prospettiva di questo incontro. E forse anche noi dobbiamo farci aiutare per poter effettivamente camminare su quella via che Dio ha tracciata, via santa, perché ci porta alla sua santità. Un po' come questo paralitico che è stato aiutato, giustamente, ad arrivare dinanzi a Gesù, sostenuto dalla collaborazione dei suoi amici e di coloro che lo amavano. Ecco, per noi forse sono proprio i santi a rappresentare quelle persone amiche che intercedono e che ci permettono
davvero di incontrarci con il Signore. È la Vergine Maria che, come abbiamo detto, ha illuminato e illumina il cammino dell'Avvento, San Pio da Pietrelcina, che ha permesso a tante persone paralitiche nello spirito di venire qui, di incontrare il Cristo e di essere non soltanto guarite magari da un male fisico, ma essere salvate nel corpo e nello spirito. Chiediamo allora alla Vergine Madre, a San Pio, a tutti i santi, di accompagnarci su questa via santa per andare incontro al Cristo che viene. Sia lodato Gesù Cristo. Quello di oggi è il Vangelo della onnipotenza divina e della collaborazione umana. Il paralitico di Cafarno ha ricevuto guarigione e perdono perché ha incontrato Cristo e buoni amici che l'hanno a lui trasportato. Preghiamo anche noi in spirituale solidarietà gli uni per gli altri. Ripetiamo insieme: salvaci Signore. Salvaci Signore. Dio ha un modo veramente strano di comportarsi, si vendica di noi salvandoci. Perché non abbiamo mai a dubitare del trionfo della divina misericordia sulla giustizia, preghiamo. Salvaci, Signore. La salvezza offertaci da Dio raggiunge l'uomo per poi radiarsi sull'intero universo, perché ci disponiamo a riconoscere nel piccolo Gesù che nasce a Betlemme il centro e il salvatore del mondo, preghiamo. Salvaci, Signore. Il profeta Nathan ha guidato Davide al ravvedimento. Giovanni Battista ha convinto le folle al battesimo di penitenza. Amici volenterosi hanno portato il paralitico ai piedi di Gesù, guaritore del corpo e delle anime. Perché sappiamo collaborare all'incontro di tanti fratelli con il Salvatore, preghiamo. Salvaci, Signore. Perché sappiamo godere delle nascoste e pur mirabili conversioni che la grazia di Dio compie ancora oggi nelle anime, preghiamo. Salvaci, Signore. Perché la felicità perenne e la gioia piena a cui ha accennato il profeta sia concessa a tutti i nostri defunti, preghiamo. Salvaci, Signore. O Dio, la cui grazia dura in eterno, aiutaci a rendere queste settimane di attesa e di raccoglimento una via santa che ci porti con crescente consapevolezza all'incontro con Cristo, tuo Figlio, venuto tra noi per far risplendere la tua gloria, per sanare ogni infermità del corpo e dello spirito. Ed ora vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della morte. Lo presentiamo a te perché diventi il nostro pane di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua bontà, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di onnipotente ed eterno per Cristo, Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà,
ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò sano. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati.
in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E vediamo.